che volete da me? Cosa volete? Hm? Mi devo licenziare? Mi devo mettere in mezzo alla strada tutti e quattro? Cosa volete da me? Tanti poveri. Allora, buongiorno ragazzi. Gli animali li dovete bene. Allora, vediamo che è successo qua. Ale. Allora, oggi facciamo. Questo lo possiamo togliere. Oh, ma duro con Maroccio. Voilà. Allora, quindi oggi facciamo coralli rossi, verdi qua, rossi là, bianco al centro. E poi possiamo pittare tutto. Oh, questo qua si è fatto prima. Qua è ancora un po' umido. Quindi passeremo l'altro cavetto qui. Una volta finito che abbiamo pittato anche tutto, passeremo il nostro cavetto qui. Faremo il collegamento qua. Così abbiamo i due collegamenti. No, babbo, non si tocca quello, eh? No, sei taglierina, babbo. No, 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 no. Allè. Allè. Non ne voglio vedere più, neanche a te che ti piccano in cane. Allora, no, sta all'attacco qua. No, te ne hai, te è troppo pericoloso qua, babbo. Allè, ciò, dalla cuccetta. Allè, dalla cuccetta, babbo. E quindi adesso mettiamo i coralli utilizzando un po' di attack. Dopodiché, una volta che abbiamo pittato tutto, passeremo la resina trasparente da tutte le parti. Una volta che si è essiccata la resina trasparente, mettiamo le nostre luci ed è finito così tutto il lavoro. Mamma mia, ragazzi, che lavoro! Ok, vediamo che sono ben ricompensato. Magari qualcuno zuccato. Poi pure sono un zuccato, ma manco cazzo. Detto proprio bello papele papele. Allora, te ne vai là e vieni a qua. Ma che già fa con te? Cazzo sta resina? È tutto qui tossico. Te che te bellissima, babbo. Ai, ai! Sei per chi? Sì, te la me, ma di buon gioioso anni, anniversario, anni, fete, voilà, tu le shows. Tre simpà, Paolo e Lilù, voilà, sei tu. J'ai pas vu s'il a fini. T'es beau, hein, ma? Hein, mon nom? Si. Moi, dois faire la peinture d'ici, dois mettre de corral, ça, et ça. Ici je fais rouge, là je fais vert, au centre je fais blanc. Donc voilà. La vision elle est ici, hein. Quoi? La vue elle est ici, hein. Et ça c'est le devant. Oui, la vue c'est comme ça, ouais. Mais j'ai fait une chose jolie. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. C'est un guitare sous. Ouais, ouais. Moi je trouve ça bien. Immagina un bateau che è allé dans la mer, sono morte tutte le persone e la chitarra è resta sulla rocca. Ouais. Et un univers s'est développé. Oui, c'est beau, hein? Ouais. Alors moi je dois mettre le coral comme ça, attaché, ouais. Partout. Alors là, ici je fais rouge, là je fais vert, et dernier est blanc. Mm-hmm. Je fais comme l'Italie, la bandiera. Ah oui. 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 C'est la marque italienne. Oui. Et la lumière, elle est où? Alors, la lumière, je fais ici, regarde. Ça, ouais. C'est un câble. Ouais. Et là, c'est là. Et là, c'est bleu, tout bleu. D'accord. Ça, c'est un mélange entre blanc et bleu.
Ah no, nada, que dua evitamos que dua dua met. Ici, c'est bleu par exemple, là c'est blanc. Là c'est blanc, là c'est blanc. Voilà. Génial, hein, non? Questo no. Che vuoi tu, basta, questi non sono giochini per cagnoli. Beh, dì donc. Ma me la vuoi? Allora ragazzi, piccolissimo problema, l'attack non attacca e in più anche questa colla di merda che sembrava qualcosa di miracoloso, non so, che si ti mette la colla e si riscalda e si e poi si posiziona sulla colla questa luce infrarossa e sembrava che attaccava su tutto, invece proprio non attacca proprio, un orrore. Allora devo utilizzare per forza la colla a caldo, che sarebbe questa. Poi ne faremo di puntate, perché questa colla io l'ho utilizzata da quando sono nato e vi posso garantire al 100% che un minimo di distrazione avete bolle e dolori da tutte le parti, in particolar modo con le mani, però è impossibile a usare a mani con i guanti, quindi dovete utilizzare a mani nude. Questa è la colla che principalmente serve per fare i presepi, che è una colla che attacca tutto, proprio tutto quello che volete. Infatti, come vedete, un po' di colla, solo che è una colla molto calda, bollente, quindi dovete fare veramente molta attenzione, perché ve lo dico per esperienza personale, perché ne ho fatte di bolle sulle mani con questa colla. E quindi sto utilizzando questa colla per attaccare, quindi logicamente ci vuole più tempo, semplicemente perché ci vuole la calma, altrimenti ti fotti. Allora, quindi vi faccio vedere poi il risultato finito rosso, risultato finito bianco, risultato finito verde. Voilà. Allora ragazzi, stiamo procedendo bene, anche abbastanza dinamico, perché logicamente io poi ho l'esperienza di questa pistola. Volevo dire solo qualcosina su questa pistola. Allora, queste pistole hanno questa colla, che è una colla a stick che si riscalda e quindi è un automatico, poi fuoriesce bollente. Quindi una cosa che voglio dire, che a volte, per esempio, noi ci pensiamo alla quantità nella nostra testa che dovrebbe uscire quella quantità, ma a volte si forma dell'area interna che quando voi andate a premere esce una grande quantità, e dà una grande quantità di colla bollente che supera i 100 gradi. Allora, per esperienza personale, quando utilizzate questa pistola state veramente molto attenti, perché utilizzarla, come ho detto prima, con i guanti è noioso, quindi dovete utilizzarla a mani nude. Quando una di queste gocce va a terminare sulla mano, vi creerà un dolore talmente forte che dura all'incirca 30 secondi, quindi se vi capitasse che va a finire sulla mano, non fate assolutamente niente, non soffiate sopra, non mettete la mano nell'acqua, non spalmate la colla, fatela seccare, ci vogliono 30 secondi e comunque vi uscirà la bolla. Però il problema è che è un dolore talmente forte che implorerete la morte, ve lo garantisco al 100%. Se siete curiosi e magari volete testare, se magari pensasse che vi sto dicendo una bugia, vi sto dicendo questo per prepararvi, che ogni volta che usate questo tipo di pistola dovete essere molto attenti. Un'altra cosa, non comprate quelle là professionali, anche quelle che costano 200 euro, non serve a niente, perché questa pistola, essendo sempre calda, quindi il materiale all'interno è molto bollente, quindi è caldissimo tutta la parte, la resistenza elettrica, e l'esterno è plastica. Mo, o quella più economica o quella buona è la stessissima cosa, si romperà ugualmente. Quindi quando vedete queste pistole che magari costano 200 euro non la prendete. Ci stanno le stesse pistole che costano 10 euro perché sono automatiche e 5 euro perché magari non le volete automatiche, volete spingere voi la colla. Prendete sempre queste qua automatiche, però sappiate che si rompe, quindi è inutile comprare tutta quella
Non serve a niente, io ho testato di tutto, perché queste pistole io le utilizzo da quando sono nato, quindi ne ho veramente talmente di quell'esperienza che non vi potete immaginare. Allora, i lavori procedono qui, stanno procedendo bene. Una volta che abbiamo non incollato, cioè dobbiamo incollare per farlo restare fermo e per poi passare la nostra resina sopra, quindi tutto diviene duro, bello lucido e compagnia varia. Quindi sta procedendo bene. A più tardi. Ragazzi, sembra o non sembra un ricamino? O no? Un ricamino di coralli. Bello, no? Lo continuo a fare. Sono fermato un attimo per pranzare. Allora, continuiamo la nostra scultura. Terra bianca, piccolissima collina degli dèi. Ora bianca. Non c'è più poesia, ora guardo un po' più in fondo. Sapete che le maggiori ispirazioni delle mie cose artistiche, perché in passato non potete immaginare quello che ho fatto, sono tutte quante nate quando ascoltavo Mango. Quando ascoltavo le sue canzoni, ripeto, non sono un suo fan di strappacapelli, però ogni CD io l'ho sempre comprato perché mi è sempre piaciuto tantissimo come cantante, come persona, come se persona si rispecchiava nelle sue canzoni, quindi bella, bella canzone, bella persona. Purtroppo Mango non c'è più, amava. Siamo sempre circondati da queste merde. I politici non muoiono mai, 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 mai. Eppure li odiamo, no? A morte, tutti. Però non muoiono, stanno sempre là, sempre là. E stanno sempre a lavorare, anche quando hanno quasi 100 anni. Perché loro ci vivono fino ai 100 anni. Ci vivono, come? Ragazzi, stiamo continuando la nostra scultura. A tutte le ore. Buona! Bello, i coralli dietro bianchi. Vedono. Lo faccio vedere bene. Voilà. Adesso mancano i verdi, però logicamente mi fermo perché non è cosa da 1 o 2 ore. È una cosa che ci vuole molto tempo. Allora ragazzi, continuiamo a domani, che stasera ci sta una cena, quindi adesso tra poco ci prepariamo e niente, quindi continuiamo domani e facciamo questa parte qua verde. Se abbiamo il tempo incominciamo anche a pittare il nostro piede, ecco. A tutte le voilà. Allora ragazzi, stiamo continuando il rosso, bianco e verde. Voilà. Adesso aggiungeremo altri rossi, altri verdi e faremo anche il lato qui davanti verde e finiamo con i coralli. Voilà. Oh no. Mi faccio arrazzare o no? Dici davvero? Oh. A tutto l'au. Voilà ragazzi, lavoro terminato, adesso mi devo fermare per forza perché dobbiamo uscire, quindi mi devo andare a lavare, sarò molto rapido, bello eh? Allora, quindi domani mattina toglieremo tutti i filamenti che fa praticamente questa colla, quindi toglieremo, puliremo bene e passeremo poi la resina. Guardate l'effetto davanti com'è. O no? Lo faccio arrazzare o no? Voilà.
quindi domani passeremo la resina trasparente sopra per dare una forza di più e anche una protezione nel tempo, sia per la pittura sia per non essere praticamente rovinati oppure tolti dalla scultura. Ok? Allora, ciao ciao a tutti, a domani si continua con la scultura.